foto con i quattro anelli sulla calandra sono universalmente riconosciute e apprezzate per la loro classe. La tecnologia sembra all'avanguardia, la qualità della costruzione e delle rifiniture. Vetture di alto livello in tutti i segmenti nei quali sono presenti, ma in realtà c'è anche di più. Come racconta una storia nata con la prima Audi 4, lungamente mattatrice nei rally, e poi proseguita dominando a lungo le categorie turismo e soprattutto vincendo a raffica la 24 ore di Le Mans. A Ingolstadt l'amore per le corse e le prestazioni di alto livello non si è mai sopito. Di tutti gli aggettivi che hai utilizzato ne manca uno, che è passione, perché in un mercato che non ha mai dimenticato, per fortuna in Italia, anche nei tempi più cupi, la passione per la guida e la guidabilità, la risposta Audi è sempre stata presente. Devo dire, ieri in forma quasi selettiva, con vetture che sono diventate un po' delle icone, adesso con un concetto di gamma che si sta ampliando e quindi sta prendendo la dignità di una proposta che dal basso verso l'alto, in maniera più o meno estrema, sta attraversando come un filo rosso tutta la gamma Audi. Quindi partiamo dall'alto, dalla presentazione di un R8 che oggi, con la scelta radicale del 10 cilindri, marca un segnale molto distintivo di cosa vogliamo essere nel mondo delle super sportive, quindi 620 cavalli impegnativi ma assolutamente fruibili per tutta quella che è la dotazione di guidabilità e di assetto che Audi mette in queste vetture, attraverso delle icone come la RS6 che oggi presentiamo anche nella versione performance, una desinenza magica che vuol dire che già rispetto alla versione di base abbiamo tirato qualcosa in più. E non è tanto una questione di cavalli, sono 605, ma quello che mi piace ricordare sono 700 Nm di coppia, e questo è veramente il piacere di guida e la guidabilità, fino ad arrivare a quello che comincia a essere l'accesso a questo magico mondo di Audi Sport, che è quello della RS3 o della RSQ3, anche questa performance, quindi sempre cavalli in più, ma sempre con un occhio maturo a che cosa vuol dire oggi interpretare e vivere la sportività, che è anche sicurezza, handling di tutte le situazioni, dove avendo un nome e un numero magico che si chiama 4, per Audi è molto facile. La pista di Imola riporta inevitabilmente alla mente le glorie di Audi nel nostro superturismo, con ad esempio Dindo Capello nei ruggenti anni 90. Questa fa parte del nostro heritage, ci teniamo moltissimo perché credo che quando si parla di queste cose bisogna avere, come si dice, un grande passato alle spalle, non solo un futuro. E noi siamo legittimati anche perché ha ricordato nomi che ci fanno battere il cuore. Dindo oggi è con noi, oggi è il nostro ambasciatore, quindi avrà anche il compito di spiegarci come sa fare lui, che cosa vuol dire portare una macchina all'estremo. Però ecco, questo ci ricorda anche la maturità della scelta sportiva di Audi, che non è solamente competizione estrema, ma è riuscire a travasare tutte le migliorie dello sport estremo nella produzione di serie. Questo è il modo in cui intendiamo anche la sportività noi. L'ibrido elettrico, che ricordavi, ha vinto Le Mans, diventa poi una scelta industriale di campo per affrontare anche una sostenibilità diversa. I fari laser sono nati a Le Mans, ce li abbiamo oggi sulla R8. La trazione 4 ha avuto uno sviluppo incredibile proprio grazie alla sperimentazione. Quindi questo concetto sportivo è passione, ma è anche quel laboratorio permanente che consente a Audi poi di traslare tutte le migliorie in quella che deve essere la produzione di serie. E ogni ragazzo che compra una 1 deve sentire il profumo di una R8. Le versioni RS, quelle più pepate di Audi, sono ormai presenti in tutte le gamme o quasi della Casa degli Anelli, compresi gli SUV. Sì, una scelta importante questa perché da un approccio, se vuoi, un po' selettivo e d'immagine, in cui la versione RS connotava in qualche modo determinati momenti anche del ciclo di vita, abbiamo deciso di dare una dignità di gamma e quindi anche un'opportunità di gamma che deve attraversare come un filo rosso il brand. Quindi se ci si fregia della sportività, beh, allora questa sportività io devo trovarla in senso verticale in tutta la gamma. Ed è vero che abbiamo toccato anche dei concetti di prodotto che apparentemente possono essere più lontani, ma la RSQ3, a cui oggi abbiamo messo anche a lei il fregio performance con 27 cavalli in più rispetto alla versione di origine, è esattamente un modo per dire che la passione e questa ricerca di sportività la si può trovare oggi in qualsiasi declinazione di prodotto, a parte che la si sappia fare bene, ripeto, non snaturando il prodotto ma mutuando su ciascun concetto di prodotto quella che secondo Audi deve essere la sportività per quel modello.